Allora, oggi 17 giugno, primo giorno di grande caldo, quindi posso rassicurarvi sul fatto che sto in ambienti climatizzati, quindi non sono andato fuori di testa e quindi non dovete avere nessuna preoccupazione, anche in riferimento alla live di oggi, dove abbiamo discusso della pazienza. Abbiamo ascoltato un bel vocale di Alessio, un amico del canale, che dice: io faccio fatica, rivolgendosi a me, faccio fatica a seguirti da un po' di mesi perché la tua insofferenza rispetto a questa proprietà, rispetto a questa dirigenza, eccetera, mi sta stancando. Allora io oggi in diretta gli ho risposto e abbiamo fatto una bella conversazione, una conversazione dove ho specificato alcune cose che mi sento di ribadire qua, una volta per tutte, per non dare spazio ad alcun tipo di fraintendimento. Allora, io so che molte persone mi seguono per, diciamo, spero non solo per quello, per la mia posizione nei confronti di questa dirigenza, di questa proprietà. Si sono schierati con me in questa battaglia contro, la mancanza di ambizioni, perché poi di base è questo il discorso. Hanno apprezzato la mia presa di posizione, appunto nei confronti di Redbird anche l'estate scorsa, e sono venuti avanti con me in quest'anno, consumandosi tanto quanto mi sono consumato io. È stata una stagione veramente estenuante, ed è stata una stagione estenuante senza nemmeno avere avuto il piacere di lottare per vincere qualche cosa, e questo la fa ingrigire ancora di più. Detto questo, io non ho assolutamente cambiato idea nei confronti della nostra dirigenza o della nostra proprietà. Non più tardi di 4 giorni fa, ho fatto un video, dove commentavo la conferenza stampa di presentazione della stagione, in un certo senso, con Libra protagonista. Pertanto, io non ho assolutamente cambiato la mia posizione. Non li ritengo adeguati al Milan. Ma allo stesso tempo io mi sono profondamente stufato di parlare solo di quello. Inoltre, siccome una seconda possibilità è giusto darla a tutti, partendo da una base di scarsissima fiducia, non posso far altro quest'estate che aspettare e vedere che cosa fanno. Perché? Perché un anno fa, di questi tempi, io andavo su tutte le furie per quello che stavano facendo. E ritenevo anche erroneamente che, ad esempio, i soldi di Tonali non sarebbero stati reinvestiti nel Milan, cosa che invece è accaduta. Questo è un punto di partenza per cercare di non venire ovviamente a patti né con voi e nemmeno con loro, ma venire a patti con il cervello, il mio cervello. Il mio cervello cosa mi dice in questo momento? Mi dice innanzitutto che è stufo di parlare di questa cosa, che gli piacerebbe tanto parlare di calcio e che ringrazia il Signore per avergli dato gli europei quest'estate, che fino a luglio ci terranno impegnati parlando di pallone. Ma riguardo alla società, la mia posizione non è cambiata, solo che io ritengo in questo momento assolutamente superfluo farvi 20 video al giorno dove vi dico che la società fa schifo. Perché? Perché chi lo pensa lo sa. Chi non lo pensa non viene certo qua. La mia posizione non è cambiata, ma in questo momento io voglio aspettare e vedere cosa fanno. Oh, santo Dio, sarò libero di farlo, no? Poi, se voi volete il sangue sempre e costantemente, pazienza, insomma. Ma noi giudichiamo i fatti e commentiamo le notizie. Giusto? Noi facciamo questo. Quindi, i fatti, ogni volta che aprono bocca, c'è un video pronto a, diciamo, a porre l'attenzione su certe cose che dal mio punto di vista non vanno bene, ma passare la vita ad attaccarli, soprattutto adesso il 17 di giugno, secondo me non ha alcun senso. Non ha alcun senso perché non perché mi aspetto che ci possano costruire una grande squadra, no, ma voglio vedere prima che cosa fanno, voglio vedere se hanno imparato dagli errori della scorsa estate, voglio vedere che tipo di, diciamo, di seguito danno alla scelta di un allenatore come Fonseca, che è chiaramente un allenatore che non ti fa pensare alle vittorie e ai trionfi, ma questo ce lo siamo sempre detto. Ma io ve lo dico dal 18 di aprile. 18 aprile scrissi nel gruppo Telegram: occhio a Fonseca perché è un nome molto spendibile per il Milan. 18 aprile, quindi io già da 2 mesi ho metabolizzato l'arrivo di Fonseca, col quale non ce l'ho.
Non ce l'ho. Fonseca, il mio allenatore, ha diritto di avere un po' di credito da parte nostra, ha diritto di averla. È l'allenatore che avrei voluto? Certamente no. È l'allenatore che avreste voluto anche voi? Presumibilmente, per la maggior parte di voi, no. Ma questo è l'allenatore del Milan. E allora, che cosa possiamo fare adesso? Possiamo passare un video al giorno, due video al giorno, tre video al giorno a dire che Fonseca non va bene per il Milan? Lo sappiamo tutti. Certo, non va bene per il nostro Milan. E qui nasce il punto fermo di tutta la discussione. Il punto fermo di tutta la discussione non è Fonseca, non è questo, non è quell'altro, né Pinco, né Pallino, né la Media Company, né questo, né quell'altro. È l'ambizione. L'unica battaglia che io non smetterò mai di fare è quella nei tuoi confronti. Nei confronti di chi ritiene soddisfacente quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno, ritiene che questo possa essere un progetto all'altezza del Milan, e badate bene, qui non c'è distinzione tra Milan che fu, Milan che sarà, Milan che è. No, no, qui c'è il Milan, punto. Tutto il resto sono giochini lessicali che servono solo ad autoassolversi rispetto a una trasformazione di una parte del tifo rossonero purtroppo in qualcosa di accondiscendente nei confronti della nostra proprietà barra dirigenza, la quale fino adesso non ha mostrato fino adesso non ha mostrato l'intenzione di voler essere una squadra, di voler allestire, gestire e costruire una squadra competitiva. Competitiva, io non voglio un Milan che vince sempre, sì, voglio un Milan che vince sempre, ma siccome so anche che nello sport vince uno, voglio un Milan che competa per vincere. Quindi una stagione da 20 punti alla prima, fuori con la Roma in Europa League, fuori con l'Atalanta in Coppa Italia, senza mai avere la sensazione di poter vincere qualcosa, per me non è una stagione soddisfacente, non può esserlo. E non voglio nemmeno più tornarci su questo punto, perché è assodato, è un dato assodato, ok? Ecco, detto questo, è chiaro che continuerà sempre ad esserci la diffidenza, che continuerà sempre ad esserci quella sgradevole sensazione di non avere un management all'altezza, io personalmente, ma è anche giusto aspettare e vedere le loro mosse. Io non voglio ricadere due volte nello stesso errore, non voglio, perché ne va della mia salute, e siccome io alla mia salute ci tengo, e siccome la mia salute personale va di pari passo con quella sportiva, ecco che io quest'estate voglio aspettare e vedere che cosa fanno. Perché è giusto fare così, perché abbiamo un nuovo allenatore, perché non scherzeranno più con noi, perché l'estate scorsa io so di tanti che ci credevano e so di tanti di quelli che ci credevano che quest'anno non ci credono più. Quindi quest'anno sono meno quelli che possono farsi affascinare da un certo tipo di narrazione o da un certo tipo di mercato. E io sarò qui proprio per analizzare questa cosa, per cercare di capire la direzione, e se, secondo il mio punto di vista, ovviamente, faranno le cose bene, lo dirò, se faranno le cose male, lo dirò altrettanto, partendo sempre da un presupposto che, per quel che mi riguarda, non abbiamo né una proprietà e neanche un management all'altezza del Milan che dovrebbe essere, ma io non ho voglia di dirlo tutti i giorni, non ho voglia di ripeterlo in continuazione, non ho voglia di farmi essere cavaliere, di essere Don Chisciotte che sul web combatte su una cosa anche risaputa, cioè le ovvietà voglio cercare di schivarle, perché sennò poi si diventa anche ripetitivi, quella è sempre quella. Quindi sappiate, per quelli che hanno dubbi, poi fanno quello che vogliono, cioè se vogliono continuare a seguirmi lo fanno, e se no non mi seguono, e chiaramente è un mercato anche questo, no? Quindi c'è piena libertà. Ma se qualcuno ha dei dubbi sul fatto che io possa aver cambiato idea riguardo alla dirigenza della proprietà, posso sgombrare il campo, ma allo stesso tempo sappiate che mi stufo a parlare e a dire sempre le stesse cose. Adesso ci sono gli europei, parlo di pallone, se ci sono notizie sul Milan le commentiamo, che ovviamente abbiano una certa rilevanza, come le parole di Teo dell'altro giorno, se no quello che penso lo sapete, se non lo sapete, amen. E vediamo che cosa succede. Adesso io non ho più voglia, neanche forza, di discutere questa cosa. A me piace il calcio, non mi piacciono i bilanci, non mi interessano, mi piace il calcio, voglio un Milan vincente, so che difficilmente lo vedrò con l'attuale proprietà e dirigenza, ma resto qui, sentinella, vigile, sempre pronto con voi a condividere pareri, idee e posizioni, sempre con un'unica finalità, il nostro Milan.